Ciao ragazzi, eccoci qui con Manuele Patacca, capitano della Spagna, squadra finalista del torneo Soccer Cup, quarta edizione S-Cup, torneo di calcio a 6 a 36 squadre. Siamo alla finale, nel prefinale. Manuele Patacca, il capitano di una delle due finaliste, avversari i troiani. Manuele, sensazioni del pre-gara? No, siamo abbastanza carichi, un po' tesi, un po' di tensione ci deve stare. Però dai, giocheremo fino all'ultimo sperando di vincitore, alla fine siamo noi, però spero soprattutto una partita corretta, leale e bella. Divertente. Sì, divertente. Loro sono amici, perciò penso su questo piano siamo sicuri. Perfetto. Speriamo di divertirci. Sicuramente. Manuele, passiamo brevemente anche a un'analisi tattica della tua squadra, come la schiererai in mezzo al campo, i cambi come avverranno? Sui cambi non lo so neanche io, cioè non te lo posso dire. Siamo i sei noi che abbiamo giocato la semifinale, Pasquale e Glauco, io, Gianni e Alberto, con Angelo in porta. Poi ci sono Marigliano e Santanillo, Emanuele e Puri. Pronti a subentrare per dar man forte, sì. Perfetto. Manuele, in bocca al lupo e concordo con te, speriamo sia soprattutto una bella finale da vedere che vinca il migliore. Buonasera, siamo qui nel pre-finale con Marcello Addeo, capitano dei Troiani, squadra finalista, lo dicevamo, del torneo Soccer Cup 4 S-Cup, torneo di calcio a 6 a 36 squadre. Abbiamo appena intervistato Manuele Patacca, l'altro capitano, il capitano degli avversari. Marcello, sicuramente assenze importanti per voi, però parliamo un po' delle emozioni, delle sensazioni del prefinale tue e della tua squadra. Vabbè, fortunatamente ce l'abbiamo provata questa sensazione, siamo arrivati in finale due volte. Una volta abbiamo perso, una volta abbiamo vinto e speriamo di andare bene, perché abbiamo qualche defezione stasera, abbiamo sicuramente li salutiamo Antonio, che è squalificato, Mario Agata infortunato e Sasà, che ritorna a mezzo servizio, torna dopo lungo infortunio, non sa, dovrà provare per vedere se riuscirà a giocare. Ci impegniamo, speriamo, però sono una bella squadra pure noi e... Sicuramente arrivare in finale a un torneo a 36 squadre non è da tutti. Voi avete condotto un campionato sicuramente meglio del loro, però come però si può dire queste partite? Quindi... Ci sono due o tre frasi già fatte che possiamo dire. No, si decide subito. Pallone rotondo, storia a sé. Bocca lungo. Marcello, parlando. Complimenti ai messaggi che mandate la mattina della finale, veramente guarda pesto, lo giuro. Max mi ha mandato un messaggio. In bocca al lupo per stasera. No. Alle 8:30 al mattino. Ero indeciso se auguri. Però Patacca non l'ha mandato. No, l'ho mandato io, ho scritto tipo per voi, però non è vero. Marcello, oltre le emozioni e sensazioni, parliamo brevissimamente dell'impostazione tattica della tua squadra stasera. Ci sono qualcosa di particolare? Un innesto che scala, Fabio Scala ha fatto dovrà giocare di punta e deve sostituire Mario. Giocheremo come al solito, il portiere giocherà in porta stasera. Sicuro? E poi gioca Mariano a sinistra, Moreno a destra, sì. Antonio e io centrale, Fabio andrà di punta. Vogliamo dire agli spettatori a casa quanti mancini su 5 giocatori in campo, quanti siete mancini stasera? 1, 2, 3, 4. Antonio Buono, Antonio Fabio Buono, Scala? Fabio, 5 sinistri. 5 su 5. 5 mancini su 5, lo diciamo alla squadra avversaria, no? Creatore mancini. Si sono visti. No, ma questo è pessimo. Per favore, se ne vada. Complimenti, guarda. Complimenti comunque per essere arrivati fin qui. In bocca al lupo per la finale. Ciao. Appena terminati i primi 25 minuti della finale Troiani Spagna, risultato parziale 3-2 per i Troiani, partita davvero fantastica, intensissima, con tantissimi ribaltamenti di fronte. Marcello, capitano. Anzi, parliamo con Troiano. Tore. Oh. Dai Salvatore, ritorno in campo per te nella finale, dovevi farlo per forza, c'erano delle assenze e stai facendo una grande partita come i tuoi compagni. Ci ho fatto male, mancavano i ragazzi, comunque voglio dare un contributo anche io. Stiamo giocando bene, stiamo vincendo 3-2 e manteniamo il risultato. Una bellissima partita, tanti ribaltamenti sia di fronte che di risultato. Merito anche alla squadra che stanno giocando molto bene, però stiamo giocando tutte le squadre. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Gianni, una battuta volante, primo tempo molto bello, poi a sprazzi, forse loro hanno fatto qualcosa in più, però conducevate 2-1, come mai questi due gol presi? Abbiamo avuto 2-3 minuti di proprio blackout. Un po' la retroguardia, sì, loro giocano a 1000, bella azione, speriamo di fare qualcosa di meglio rispetto a loro. Nel secondo tempo cosa devono fare i tuoi compagni? Niente, più guidarci il centrocampo e non dobbiamo farli giocare troppo. Va bene, poi il secondo tempo.